venuto, pensate, un artista, un cantante che è finalista a un premio importantissimo che si tiene a Bagnara Calabra e a settembre ci sarà l'ultima, la serata finale. Lui è in finale per cosa? Per il premio Mia Martini. Abbiamo con noi Jenny Cusopoli, giusto? Giustissimo. Cusopoli. Ciao a tutti. Tu sei napoletano, ma vivi qui in Abruzzo Da molti anni da ormai, molto tempo. sì. E avvicinati più che vuoi al microfono, così Sì. è bene, così ti sentiamo bene. Ecco, quanti anni sono che sei qui in Abruzzo? Sono 24 anni. Però Napoli, insomma, rimane Napoli, rimane. Ti È la manca? mia città di Ti manca? nascita. Guarda, io vado spesso a Napoli, quindi c'ho anche i miei parenti che stanno lì, quindi comunque ogni tanto scendiamo, ma molto spesso mi capita proprio la voglia di fare il turista a Dove? A Napoli? Napoli, Nonostante la conosci bene. di non andare Giusto, dai parenti, no? giusto. È in incognito, andiamo lì magari mezza giornata a E ti fare vai a una visita. vedere un po' le bellezze di questa città che non si vedono, non si fa, vedono mai tutte, insomma, come Sì. Roma. Devi tornare e ritornare. Ma tu nella tua carriera hai fatto diverse cose, insomma. Hai già fatto, per esempio, sei stato molto spesso, sei stato a Casa Sanremo. Quando sei stato a Casa Sanremo? Casa Sanremo ho fatto 2020, 2022. Sì, E lì c'è c'è successo stato. qualcosa di importante, E anche insomma. quest'anno, Molti Casa molti Sanremo. artisti ti hanno, insomma, detto, ti hanno fatto i Ma complimenti, ti allora, a hanno. parte tutte queste cose, diciamo, che fanno parte della mia biografia, ma quest'anno è stato un anno molto importante per me perché sono stato scritturato dalla Joseba, che è una casa discografica che sta a Roma, di Gianni Testa, e quindi faccio parte ormai di questa famiglia. E anche E in Rai hai fatto anche altre cose, sei andato. poi sono stato su Rai 2, ho fatto Rai 2 con Viva Videobox, ideato da Fiorello. Come ti è sembrata? Come ti è piaciuto questo stare alla Rai? Come ti sei sentito a tuo agio? Ma guarda, sono anni che mi capita di fare queste cose, ma sembra la prima La volta prima volta. perché è un'emozione, hai quella tensione, quell'impegno che devi fare quel lavoro, ma nello stesso tempo fare la Certo, tua ma tu passione. preferisci esibirti, ecco, in TV, radio, oppure preferisci il pubblico quando ti esibisci nei Ah, concerti? Cosa preferisci? l'artista vuole pubblico. Ah, vedi. A me piace poco parlare, dico la verità, infatti sui social sono poco presente con Certo. quei video che fanno un po' alcuni, perché ci sono anche altri come me che fanno meno video che dicono sto facendo questo, sto facendo quest'altro, anche se funziona, quindi diciamo ci Tu devono fai essere vedere e sempre dei basta quello che cambiamenti. fa, Ma insomma. se io faccio Le vedere, scrivo, poi sono, canzoni le diciamo, scrivi tu, i testi sono tuoi? sì, sono Pure testi la musica? miei, musica mia, tante volte con delle condivisioni, delle collaborazioni con altri musicisti. C'è stato un A te? precedente video che hai fatto sotto il periodaccio, diciamo, del Covid, eccetera, che il video è molto bello, il video è molto bello, ritrae questi uomini, questo uomo con la scarpa molto alta, molto, insomma, è molto provocatorio, interessante, incuriosisce. Di cosa parla? Ah sì, tu parli del video, sì, Con Tu i quieres, ballerini, sì. sì, Tu quieres è un video che parla di un amore estremo tra due ballerini che si tiene, diciamo, si contengono con una ragazza Si che contano. questa Ah, ragazza è innamorata di uno dei due, però poi fa capire che in ecco. E effetti questa lui. scarpa Il artistica tacco è un po' un qualche cosa di. emblematico che sta Sì, lì. crea un po' quella situazione di dire è così che vogliamo farvi capire che poi
questi ragazzi che molto spesso soffrono. Io questo videoclip così, diciamo, intenso e forte l'ho voluto, tant'è vero che non era previsto il ballo con i tacchi dei ballerini, ma bensì, diciamo, un ballo normale, diciamo, così, che ballavano tra di loro, che... ma ho voluto questo ballo con i tacchi appunto perché sono venuto a sapere la conoscenza di una morte di un ragazzo che si è tolto la vita, appunto proprio perché doveva... I genitori sono venuti a sapere che lui era gay, si può dire gay. Sì, si può dire gay. No, assolutamente non è offensivo, anzi, è una realtà di fatto. Questa cosa, così, diciamo, mi ha... È bello, hai fatto una... Hai voluto sensibilizzare su un qualcosa che dovrebbe essere già assodato, invece sono ancora queste situazioni che persone, non so, si pongono... Guarda... Si pongono così di fronte alla cosa. Ho incontrato persone che hanno... detto del video, della bella canzone, ma il video perché non... No, invece a me mi è piaciuto proprio il video. Invece la spiegazione poi era, diciamo, il video proprio interessante, diciamo, proprio quello che colpisce, diciamo. Ma poi, Angela, perdonami, è la prima volta che io dico che ho pensato a questo video, ho messo questa situazione appunto per questo ragazzo che si è suicidato. Non l'avevi mai detto? No, non la volevi spiegare. Perché c'è ragione, che c'è da spiegare? È una forma d'arte che uno doveva percepire, però insomma, io ti ringrazio che ce l'hai spiegato bene. Io ho voluto, diciamo, mettere in chiaro che l'amore è di tutti. E certo. Fare sempre gli stessi video, sempre l'amore tra una donna, un uomo, non so. Che poi questi due ballerini, tra l'altro, hanno avuto una... gli hai fatto un lancio di carriera, e hanno avuto... gli hai portato fortuna. Loro sono già famosi sui social, e ti parlo di Michele Orefice e Gianluca Crispino. E subito dopo poi sono stati ospiti a Viva Rai 2 di Fiorello. Ah, ecco. Sì, hanno fatto... adesso, tra l'altro... Vabbè, non volevo spoilerare, però ormai ho detto, tra l'altro, ho scritto un brano che volevo fargli cantare a uno dei due ballerini e produrre. Vabbè, ci verrei a trovare con loro magari se vengono qui. Sì, tra l'altro, tu dovresti, a proposito di tra l'altro, tu dovresti fare un concerto a Montesilvano, in provincia di Pescara, dove siamo noi, quest'estate. Quando devi fare? Quando sei di programma? Giorno 23. 23 luglio in piena estate, questa è una città di mare, pure se si chiama Montesilvano, ma... Tra tutti i concerti, no, guarda che Montesilvano è cresciuta, anzi, abbastanza, con il turismo, devo dire che è cresciuta... È sempre stata comunque turistica. Ma... credo... sempre stata turistica, sì. Anzi. E, come ti volevo dire, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, adesso abbiamo in mente di fare un EP. Un EP si intende di almeno 5 brani. Sono spesso a Roma a scrivere brani. Ah, vedi? Sì. Già abbiamo 2 brani pronti. Poi, diciamo, ne dovrei avere altri 2, però sono, ripeto, uno e anzi altri 3, di cui uno va a Michele Orefice, un altro va a un altro cantante napoletano, e invece un altro è quello che parteciperà a quello che con cui parteciperò alla finale di... Come si intitola? Un amore senza età. Ecco, ma tu hai fatto anche collaborazioni con Gigi D'Alessio? Mio padre ed io eravamo collaboratori con Gigi D'Alessio. Pensa, insomma. Tu sei molto appassionato, piccolissimo, cioè, di musica melodica, quindi. Tu sei più portato per la musica melodica? No. No? Mi piace il pop italiano. Il pop italiano in generale. Poi vado sul funk, quindi... Questa canzone che... tu ce l'hai pronta, la canzone, Giulio, vero? Questa canzone è quella di Mia Martini, quella che sentiremo adesso, no? Quella che del premio. No, quella del premio non la posso... Non la puoi fare perché, per il premio... E invece quella che è uscita adesso, che è il 26-4 uscita,
Senza dire parole. Senza dire di che cosa parla. Allora, questa canzone, ti dico la verità, era destinata alla grande mina. Ah, ma dai. Sì, sì. E poi che è Poi successo? nulla, Massimiliano mi ha risposto che è stata ascoltata dalla mamma, è apprezzata, ma non scelta. Massimiliano, il E questo figliolo è di Massimiliano, sì, figlio di. Massimiliano Pani. Tra l'altro Massimiliano, insomma, ci conosciamo, molto spesso gli mando dei brani ed è C'è questa gentile lui, collaborazione. è gentilissima la mamma, che purtroppo Ma è ancora faccio bellissimo. conoscenza, però spero di, come si dice in gergo, piazzare prima o poi un La brano, canzone. una canzone per lei. E questa in particolare di cosa parla? Questa parla di di un uomo in questo caso, perché la canto io, un po' meno giovane, che incontra questa ragazza e insomma cerca di far capire la differenza d'età, dicendo dei difetti, però poi a un certo punto si lascia andare e dice, poi si vedrà, perché insomma, saremo insieme questa sera e vediamo che cosa succederà. Quindi insomma tu parli dei diversi tipi di amori che possono sbocciare in tutte in tutte le sue forme, in tutte le età. Un amore senza età è nato proprio in 2 ore con un racconto di in alcuni contesti. Ho ascoltato un racconto di una donna più o meno. 50 anni, insomma, mi ha detto: guarda, io ero sposata e poi mio marito si è messo con questa ragazza di 20 anni, quindi poi ha avuto anche un figlio con questa ragazza. Insomma, questa cosa mi Ti ha ha dato, turbato, ti ha sì, un ma no, po'. turbato no. Poi alla fine, quando a settembre uscirà, perché poi dovrà uscire anche quest'altro brano, ascolterete, diciamo, il significato. E poi sai, Angela, alla fine vince sempre l'amore. Sì, In tutte le canzoni faccio vincere tu fai sempre e vincere. comunque Invece l'amore. questa che ascoltiamo, come si intitola questa qua? Questa senza dire Senza dire parole, che è quella che hai detto era destinata a me. Io ti ringrazio, sei venuto a trovarci con il tuo figlioletto qua. Come si chiama parole. sto Alessandro. giovanotto? Ciao Alessandro, Lui ci grazie. sarà anche verrà anche lui il 2023 e non solo, poi faremo altre date in Abruzzo e non solo in Abruzzo. E tra l'altro lui è un batterista cantante, Ma quindi pensa, ma dai, bravo, ma suona proprio la batteria, la sì. suona Lui bene. suona abbastanza bene, però chiaramente adesso Vedi? lui E se scusa, dovrà fare un gruppo, sai, dovrà e crescere se come ho lui fatto io, fa, no? Quelli come hanno si fatto. chiama Giulio, quella che va di moda oggi, che abbiamo pure fatto una puntata La dedicata. trap. E se fa la trap, tu che dici? Ti piace la trap? Ma Che la dici? trap Sarà quel è che un sarà. cantante. Però insomma, Per un se. cantante la trap, non so se. No, non devo dire questo io, perché poi c'è un pubblico che piace, quindi. E uno come me che vuole e piace la libertà di scelta, come dicevo prima, il fatto del mondo dei ragazzi che si Sì. amano in qualsiasi Anche la sesso, trap, tu dici, anche la beh, trap è se un c'è. qualche cosa che esiste, quindi piace. Poi ovviamente a me piace in alcuni brani. E in In altri altri, no, magari magari. troppo parlato. Io amo, non so, Baglioni, come Sì. Eros Ramazzotti, Facciamo insomma, questa cosa un po' brani più. dei cantanti, ecco, dei cantautori, cantanti. Però va bene, anche lui. Qual era il brano che volevi Parla col fare? microfono piccino. Ecco qua. Qual è il Quello che volevo brano? fare era Casa mia di Gali. Come si chiama? Casa mia di Gali, che Ah, Casa mia di pure mi Gali. piace, lo sai, è un bel È un brano, bel brano, è un Casa bel mia di brano. Gali. Vabbè, la prossima volta sentiremo anche te quando verrai con papà. Ci fai sentire qualche cosa se canti. Sì, Ma tu certo. canti pure? Sì. Ah, bravo, vedi, bravissimo, bravo. Ma poi Angela, non ti ho detto che
questo, sai, quando uno ha tante cose da fare, ne fa ancora qualcos'altro, ecco. Quindi faccio anche lezioni di canto. Tu fai pure lezioni di canto? E beh, bravo, Tanto non ci abbiamo nulla da fare. Quindi... Bravo, è una bella cosa fare lezioni di canto ai ragazzi, insomma, a tutti. Eh sì, ma tra l'altro ai cantanti. I cantanti già... quando c'è da fare un disco, quando... Perfezioni, diciamo. Perfezioni. Certo, che è sempre è una cosa... grandi concerti, diciamo... Perché tu lavori soprattutto con i colleghi, con i colleghi, con gli addetti ai lavori, diciamo. Sì. Ecco. Io, per esempio, un mio carissimo amico che si chiama Luca Napolitano, che è stato il terzo ad Amici nel 2009. E siamo stati insieme il periodo, questo qua, di Mia Martini con Deborah Iurato, che è Amici 2014, Antonino, Amici 2004. Amici, cioè, sai che hanno partecipato? Hanno vinto addirittura, sì, vedi? Vinto, la Iurato ha vinto il 2014. Ah, vedi? E invece Antonino il 2004. Ma pensa. Poi sono stato con il maestro Franco Fasano, che è colui che ha scritto Mi manchi, ti lascerò. Insomma, sono quelle canzoni, cioè, di Anna Oxa, eccetera, Franco e Fausto detto, Leali. Allora, guarda, è stata una... questa te la devo raccontare perché è bella. Allora ho detto, Franco, perdonami, io sono passato, perché poi c'erano alcuni che non erano passati, io sono passato alla finale, ma perché quelli che non erano passati andavano vicino, dice, maestro, ma come mai non sono passato? Allora io invece sono andato, e lui infatti, ma guarda, per dire, ma che vuoi, tanto sei passato. Io ho detto, Franco, ma io ho bisogno di sapere anche se c'è un feedback negativo, un consiglio, un qualcosa. Mi ha detto, tu sei sulla strada giusta da mettere paura ai tuoi colleghi. Vedi, ma è un giudizio... L'ho guardato, poi io ho detto, ma che ha detto? Sì, è un complimento. Pensavo a un certo punto, dire, fai meglio questo, fai meglio quest'altro. Invece mi ha fatto un complimento. Visto. Quindi adesso ascoltiamo, se ci hai incuriosito, ascoltiamo. Io ti ringrazio di essere venuto qua con tuo figlio, come si chiama? Mi hai detto? Alessandro, grazie. E poi lo chiameremo Alex. Alex, con la X. Con la X. Io vi ringrazio davvero e adesso ascoltiamo la tua canzone e alla prossima volta spero ci ritorni a trovare. Grazie. Ciao.